Salve a tutti youtubers, qui è Sciarchelle raffreddato. Cercherò di non fare un video troppo lungo perché ho un leggero mal di gola. Parliamo piano, piano, piano. Purtroppo ci sono questi lunghi periodi di tempo tra un video e l'altro perché io non sono favigei, non riesco, non posso permettermi proprio di fare un video al giorno, purtroppo. Comunque, ecco, ci tenevo comunque diciamo così, a un piccolo aggiornamento così tanto per non restare asciutti. Anche perché se poi uno rimane senza video, anche una minima cosa, dai. Allora, partiamo con leggerezza e poi arriviamo a cose più essenziali, diciamo. Sono riuscito ad ottenere la ISO del DVD italiano di Fucazzo DF. Ed è una cosa vergognosa, il menu è orribile. È orribile, ci hanno messo i modelli di Xenoverse, roba da matti. Poi è un DVD 9, ma la qualità per essere un DVD 9 non è che... Cioè, è implementata bene, ma per un DVD 9 da 7 GB di spazio, vabbè. Gli extra ovviamente sono i crediti e il trailer, quindi va a fare. Quello di tanto un fiero al Blu-ray, lo sapete già. Ecco, ovviamente se vi interessa vedere il menu e cazzi ce andate nella pagina di Sciarchelle, nella nostra pagina Facebook, che ho anche messo un video ironico, comico, con una clip di Star Wars. Ecco. E ora tutti in 3 milioni a chiedere Shark, ma come hai fatto a ottenere il coso del DVD di Fucazzo se esce il 21 gennaio? Ricordiamo che esce ufficialmente il 21 gennaio in DVD e Blu-ray. Io dico su Amazon, nei negozi, guarda se ci avete il culo di trovarlo, buon per voi. Allora, il DVD è uscito a noleggio il 14, quindi una settimana prima. Sì, perché di solito escono. Però, ecco, io nella mia videoteca non ce ne sta neanche l'ombra, quindi pensate, la videoteca dove oltretutto dove ho preso questo gran poster di Battle of Gods di Fucazzo DF non c'è nessuna traccia. Vabbè, tanto ordino il Blu-ray su Amazon e via. Sto facendo un altro film con Tenkaichi 3 Moddato, sarà molto più curioso, molto più interessante di Resurrezione di Broly, ve lo assicuro. Più dettagli per maggiori dettagli restate sintonizzati sul canale Universum dove presto arriverà un teaser trailer o il trailer direttamente, ecco. E ora parliamo di cose più scottanti. Non parliamo dei miei capelli disastrosi, ma vabbè. Dragon Ball Super. Calma, perché forse l'agonia sta per finire. Oggi che è domenica 17, proprio bel numero, mamma mia. È stato trasmesso a quanto pare l'ultimo episodio dell'arco di Fucazzo DF, rifatto a merda, proprio vergognosamente del più, però ecco. Quindi pare che oggi, tra l'altro l'episodio di oggi ovviamente è una roba inguardabile come al solito, però, ecco, c'è stata la preview del prossimo che arriva finalmente il nuovo cazzo di arco di Champa. Champagne. Ecco. Così finalmente quel supraborto colossale, magari speriamo che perlomeno si riduca. Ovviamente ci sarà sempre la mia modifica, continuerà. Volevo continuarla subito, però, come potete sentire, non è che sia in grande condizione di farlo. Non appena vi rimetterò, rilascerò la seconda puntata e poi andremo a scoprire questa nuova puntata che esce domenica prossima. Sempre se non fanno qualche salto della minchia loro perché si trovano le scuse per saltare. Tanto, big money, solo quello è per la serie, quindi. Però magari mo che arriva il nuovo arco, magari gli daranno un po' più importanza alla qualità, perché mo trattandosi comunque di storie nuove, ecco, insomma, penso che abbiate capito a cosa mi riferisco. In descrizione, come al solito, vi lascio tutti i link, canale del Sesto Universo, canale Universum, pagina Facebook. Sto messo troppo male per continuare. Quindi tutto quello che mi auguro io
È che sto dannato Dragon Ball Super abbia finalmente una svolta, che inizia un nuovo arco una volta per tutte. Speriamo in bene, perché tanto se intende fare schifo dall'inizio alla fine, c'è poco da fare. Quanto vorrei un cazzo di terzo film. Vedi, qui c'è un bello spazietto vuoto, qui. Un altro bel poster, ah, ti immagini questa trilogia epica, fanta. No, niente, Dragon Ball Super. Ma vaffan. Niente, detto tutto, un vlog così corto per aggiornarvi. Ci risentiremo presto, promesso. Qui è Sharkelle.